Ronaldo, figlio di Dio minore. Ho davanti agli occhi, e in pagina, l'espressione di Ronaldo nel momento in cui al 170esimo o forse al 200esimo del secondo tempo le partite in Qatar non finiscono mai. Proprio come gli esami, il portiere Diogo Costa commette un errore imbarazzante che potrebbe consentire al Ghana di segnare il gol del 3-3. Pronto ad approfittarne, l'attaccante africano però scivola e nello stadio si sentono distintamente centinaia di imprecazioni nelle lingue inglese. TW, Fante, Dangmo e Frafra. Scampato al pericolo, Mr. Fiu è passato dallo shock all'entusiasmo, quasi sfrenato. Alla prima uscita mondiale Cristiano ha fatto meglio di Messi, quantomeno nel risultato. Ma non è ancora Cristiano. Anche il Portogallo non è ancora il Portogallo migliore. Quello nel quale Leao e Palina non possono sedere in panchina. Il gioco di prima e la ricerca della profondità sono per il momento teorie. Idee inespresse, e l'uno contro uno resta un'esclusiva del portoghese del Milan. Al quale Fernando Santos ha concesso 23 minuti, compresi i 10 di recupero. Dire al Cristiano ho riconosciuto soltanto l'abilità nel guadagnarsi un rigore, l'esperienza gli ha permesso di coprire parzialmente alcune lentezze in partenza e qualche imprecisione di battuta. Devo dire che nell'occasione anche i compagni, molti dei quali di alta qualità, Bernardo, Bruno Fernandes, João Félix, sembravano avere i piedi fucilati. Non si poteva pretendere che dopo tre mesi di mal di pancia e di panca e sotto fresca disoccupazione, Cristiano si presentasse subito a regime, nei primi 20 minuti l'ho visto impiombato. Volenteroso ma impiombato versione minore del dio del calcio da laboratorio e quando a un certo punto è salito in cielo. Lassù dove nessun altro potrà mai arrivare, la tempia ha sostituito la fronte e Cristiano ha avvertito gli effetti dell'approssimazione da minuti sottratti. Senza fare meraviglie, il nostro ha comunque stabilito altri record, il suo specifico, è diventato il primo giocatore a segnare in 5 edizioni del Mondiale. Superando Pelé, Klose e lo stesso Messi. Inoltre si è piazzato alle spalle del solo Roger Milla nella classifica dei più anziani realizzatori mondiali. Nel 94 il camerunese andò in gol a 42 anni e 39 giorni, Kris ha fatto centro a 37 e 292 giorni e tutto lascia prevedere che non avrà altre occasioni per migliorarsi. Milla, che oggi ha 70 anni, può dormire sonni tranquilli. Virgola.